Bentornati a tutti qui su Inazuma Corner in Inazuma Eleven SD. Ragazzi, l'altro giorno ho pubblicato quel tutorial sul login glitch, ma abbiamo scoperto un altro particolare trucchetto. Andiamo sempre nel negozio, perché questo sarà un trucchetto che vi aiuterà ad avere giocatori molto più forti. E per esempio vediamo che qua ho comprato tutte le caramelle e anche le barrette. Ora come ora non ricordo con che fuso orario sto giocando, ma ora lo andremo subitissimamente a cambiare. Stavo giocando con il fuso orario italiano, quindi lo tolgo, rimetto quello giapponese e andiamo a riaprire il gioco. Intanto che fa login vi spiego brevemente cosa succede. Facendo questo trucchetto di cambiare il fuso orario, possiamo sì comprare quello che vogliamo nello shop per due volte. O almeno questo era quello che avevo detto nello scorso video. In questo modo non riceveremo le ricompense di login, ma potremo comprare all'infinito quello che troviamo nel negozio. Comunque sì, vi faccio vedere che andando nel negozio troveremo di nuovo le caramelle e le barrette che avevo comprato disponibili a essere acquistate. Questi sono gli oggetti giornalieri, ecco, che non possono essere cambiati, non possono essere ricaricati. Ma questi, per qualche strano motivo, vengono ricaricati all'infinito, quindi io me li compro e adesso vi mostro anche che cambiando di nuovo il fuso orario e rimettendo italiano funziona lo stesso. Potete farlo all'infinito e questo è utilissimo per avere giocatori davvero davvero forti per vincere tante tante partite. La mia squadra è praticamente invincibile ormai, segno dai 5 ai 6 gol anche in modalità automatica in Lega Platino. Per farvi capire quanto ho potenziato i miei giocatori. Ora, tra l'altro io ho tantissimi punti passione perché finora non li avevo mai usati. Ma adesso andiamo a cambiare il fuso orario e rimettere quello italiano. Come sempre chiudiamo il gioco, mettiamo automatico nel caso di iPhone e torniamo su Inazuma Eleven SD. Eccoci di nuovo qui dentro al nostro gioco in italiano, tra molte virgolette. Torniamo nello shop, nel market. E come ora potrete notare, abbiamo di nuovo gli oggetti da andare ad acquistare. Forza, carica, è un po' lento effettivamente, però... Oh, abbiamo anche delle monete. Buono. Andiamo subitissimamente ad acquistarlo. Perché effettivamente sì. È come se... Adesso che ci penso, è come se noi mettendo il fuso orario giapponese fossimo già domani. Quindi molto probabilmente qua ho le monete. Perché una volta che sarà mezzanotte, qua appunto avremo le barre, anzi le caramelle scontate. Però chi se ne frega, voglio dire, io le compro comunque in questa maniera. Di difesa ne ho 12 di queste caramelle, potete leggerlo qua sopra. Di dribbling, che sono un pochettino quelle più inutili onestamente, ne ho 29. E di tiro ne ho 30, quindi posso far arrivare un parametro, il parametro di tiro di un mio giocatore a un livello superiore. Per esempio, con queste 30 posso dare 3 punti di tiro a qualcuno, come può essere per esempio, proprio per esempio perché non gliele darò, Mizukamiya. Come vedete, eccolo qua, 16 di tiro, che non mi interessa, però come vedete prima era 13. Dunque ragazzi, questa era una piccolissima guida aggiornamento per quanto riguarda questo login glitch, come l'ho battezzato io. Spero sia stato di vostra utilità, questa guida. E ricordatevi che potete farlo quante volte volete. Tra l'altro vi faccio anche vedere che vado a potenziare al massimo i punti tecnica del mio Nosaka SD elemento montagna, che sarà davvero forte una volta arrivato al livello 50. Dimenticavo anche di dirvi che questo trucchetto lo potete applicare ad ogni cosa nello shop, quindi per esempio i pneumatici, questi altri integratori che però costano monete, che vi sconsiglio di comprare, danno sì un punto intero, però ecco, sono meglio 10 di queste caramelle secondo me. Dunque, come al solito vi invito a lasciare un mi piace per supportare il canale, a condividere questo video con i vostri amici e iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Qui da Diego dal Corner per oggi è tutto e noi ovviamente giochiamo a calcio. Ciao ragazzi.